continuammo ad incontrarci ogni sera. E benché il fumo del mio furore contro l'umanità cominciasse a dissiparsi, mi facevo un dovere di non mancare mai di incontrare il senatore negli inferi di via Po. Non che si chiacchierasse molto, lui continuava a leggere, a prendere appunti e mi rivolgeva la parola solo di tanto in tanto, ma quando parlava era sempre un armonioso fluire di orgoglio ed insolenza, misto ad allusioni disparate, a venature di incomprensibile poesia. Continuava anche a sputare e finì col notare che lo faceva soltanto mentre leggeva. Quel suo sputare frequente mi infastidiva, così che una sera ardii chiedergli perché non si facesse curare di questo suo insistente catarro. La voce ben timbrata mi rispose pacata: caro Corbera, io non ho nessun catarro. Tu che osservi con tanta cura avresti dovuto notare che io non tossisco mai prima di sputare. Il mio sputo non è segno di malattia, anzi lo è di salute mentale. Sputo per disgusto delle sciocchezze che vo leggendo. Se ti vorrai dare la pena di esaminare quell'arnese lì, che mostrava la sputacchiera, ti accorgerai che esso custodisce pochissima saliva e nessuna traccia di muco. I miei sputi sono simbolici e altamente culturali. Se non ti garbano, ritorna in quei salotti nativi dove non si sputa soltanto perché non ci si vuole nauseare mai di niente. E tu poi perché frequenti questo erebo pieno di ombre? E come dici di catarri, questo luogo geometrico di vite fallite? A Torino non mancano quelle creature che a voi altri sembrano tanto desiderabili. La verità, senatore, è che ho cominciato a venire qui appunto come in un temporaneo asilo lontano dal mondo. Ho avuto dei guai proprio con due di queste ragazze, dalle tanto giustamente stigmatizzate, e gli narrai i ridicoli avvenimenti dell'abbandono da parte delle tote di due mesi prima. Li narrai in modo lepido perché l'ulcera al mio amor proprio si era cicatrizzata. Beh, qualsiasi persona che non fosse stato quell'ellenista della malora mi avrebbe o preso in giro o eccezionalmente compatito. Ma il temibile vecchio non fece né l'uno né l'altro, si indignò invece. Ecco che cosa succede, Corbera, quando ci si accoppia fra esseri ammalati e squallidi. Ammalate, senatore, stavano d'incanto tutte e due. Bisognava vederle come mangiavano quando si pranzava agli specchi. Il senatore sibilò uno dei suoi sputi sdegnosi. Ammalate! Ho detto ammalate, fra 50, 60 anni, forse molto prima, creperanno, quindi sono fin da ora ammalate. E non avevate ribrezzo, loro quanto te, te quanto loro, a sbaciucchiare queste vostre future carcasse fra maleodoranti lenzuola. Ma le lenzuola erano sempre pulitissime, senatore, risposi stupidamente. Ma che c'entrano le lenzuola? Si infuriò. L'inevitabile lezzo di cadavere era il vostro, ripeto, ma come fate a intrecciare bagordi con gente della loro, della tua risma? Ma insomma, non si può mica andare a letto soltanto con delle altezze serenissime. Ma chi ti parla di altezze serenissime? Queste sono materiale da carnaio come le altre, ma tu questo non lo puoi capire, giovanotto, ho torto io a dirtelo. È fatale che tu e le tue amiche vi inoltriate nelle mefitiche paludi dei vostri piaceri immondi. Pochissimi sono coloro che sanno. Con gli occhi rivolti al soffitto si mise a sorridere. Il suo volto aveva un'espressione rapita. Poi mi tese la mano e se ne andò.